ovunque guardiamo c'è qualcosa da vedere. La mostra Southern Photographs 03 è stata organizzata dall'associazione culturale Lab Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio insieme alla Fondazione Maria Rossi Onlus presso il Museo Pino Pascali di Polignano. La mostra raccoglie i lavori prodotti durante l'omonimo workshop che si è tenuto presso il sito Madonna di Grottole nei pressi di Polignano. È il workshop che ha avuto come docente la fotografa olandese Cuny Janssen. All'interno della mostra sono presenti anche le fotografie che Cuny Janssen ha scattato all'interno del sito Madonna di Grottole, che è un sito archeologico di notevole pregio architettonico e ambientale, oltre alle fotografie che invece i partecipanti hanno scattato nel territorio che va da Polignano a Mare a Cozze, indagando quindi un territorio più periurbano e dalle caratteristiche molto composite e anche frammentate. In effetti anche nelle precedenti esperienze di Southern Photographs ci siamo occupati in particolar modo dei territori periurbani, delle periferie, dei territori più marginali, in qualche maniera, come dire, sovvertendo le consuetudini rappresentative di un territorio come quello di Polignano, che invece puntano molto sugli elementi per l'appunto di maggior pregio. Non è che siano inquadrature, diciamo, soppesate, pensate o previste. Era un'inquadratura che ho scattato la foto mentre la vedevo. In particolare c'era la stranezza di avere la lampadina che si può credo vedere sullo sfondo, la lampadina accesa nonostante ci fosse una luce diurna. Questo mi ha un po' colpito e quindi è nata un po' la fotografia, che poi è una fotografia assolutamente pulita, essenziale, frontale, che dovrebbe, diciamo, essere interessante proprio per la sua semplicità. Mi sta venendo in mente di un particolare vezzo dei fotografi, che normalmente chi non è fotografo non apprezza o non capisce. Cioè il fotografo ama tornare sui luoghi che ha fotografato, perché lui per primo sa che l'immagine che ha dato di quel luogo non è un'immagine veritiera, ma è un'immagine che lui ha selezionato ed è condizionata da tanti fattori, diciamo, non visibili. Quindi i fotografi in genere tornano volentieri sul luogo che hanno fotografato per rendersi conto, loro per primi, di come sia effettivamente la situazione, di come qualche giorno dopo, un anno dopo, lo stesso luogo, le stesse pietre, abbiano una valenza diversa. Un aspetto interessante delle cave è che una volta che finisce il processo di coltivazione della cava, spesso vengono abbandonate e per questo spesso diventano sede magari di rifiuti, spazzature, eccetera. Diventano delle vere discariche abusive. Però contemporaneamente quello che succede è che la natura piano piano riprende il suo spazio, riprende quello che era suo e pian piano crescono delle piante spontanee e si va a riformare quello che era un ambiente naturale. È proprio questo aspetto che mi interessa, che ho voluto evidenziare nelle mie fotografie.
E quindi da un lato ho ripreso la cava come un'architettura, quindi ho cercato di fotografare gli spazi, le quinte che si formavano all'interno della cava, e ho voluto un po' comunicare questa mia attrazione verso questo processo di rinaturalizzazione della cava. Cerca di un luogo che si confacesse ad un lavoro che sto portando avanti da qualche anno sul territorio italiano. Ho realizzato inquadrature sempre molto centrali, con la macchina, come si suol dire, in bolla, seguendo anche la lezione di grandi maestri della fotografia quali Evans, ma anche del cinema, Stanley Kubrick. E ad un certo punto sono capitato qui, era nella seconda metà di settembre, e a differenza di, come si può notare adesso, la luce non era così dura, era di pomeriggio, e allora mentre camminavo in questa zona mi è proprio venuto in mente il titolo di un film, This Must Be the Place, e ho pensato sì, questo è il posto, veramente questo è il posto. E mi piaceva molto l'aspetto un po' dimesso, non c'era praticamente quasi nessuno, e la luce appunto era molto più morbida di così. Quindi ho iniziato a fotografare, e poi la fotografia è sempre un incontro, no? Tutte le volte che tu vai in un posto o incontri anche una persona, è sempre una sorpresa, e devo dire che dopo 25 anni, insomma, continua a sorprendermi. Principio che ci ha guidato nella realizzazione di questa mostra, io credo abbia guidato i fotografi che hanno partecipato al workshop, è stato quello che ovunque guardiamo c'è qualcosa da vedere, cioè in qualche maniera esiste una sorta di democraticità dello sguardo che ci porta ad annullare le gerarchie che generalmente possediamo, insomma, per ragioni di carattere culturale che ci portano a ritenere che alcune cose siano più importanti di altre. Il bello della fotografia è che tu parti con un progetto e poi mentre lo stai realizzando, siccome la fotografia è davvero un incontro, ti capita di incontrare delle cose che non avevi magari previsto, e questo in qualche maniera ti spiazza, ti destabilizza. Ed è sempre una sorta di sfida in qualche maniera, però è una sfida molto bella, perché quello che ne ricavi è di comprendere un po' la realtà ancora meglio, no? In un modo che non ti eri atteso, che non avevi aspettato. Poi la fotografia è sempre una cosa magica, perché quando un luogo reale si trasforma in immagine diventa un'altra cosa, no? Quindi la fotografia, come diceva Sontag, è sempre surreale di per sé, per proprio DNA.